acqua e quindi carne al fuoco non è stata messa, quindi io, come diceva la Sandra, loro tre sono qui per ascoltare, quindi avanti chi vuole parlare. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Masi. Io questa sera, quando ho letto il PD che vogliamo, sinceramente sono venuto qua perché il nostro paese ha un motore che si sta sbullonando e sta perdendo olio. E sistematicamente sento parlare del colore della carrozzeria, dei tessuti e di altro, ma non delle cose che ahimè compro. Allora, vediamo domenica a Ferrari. Sì, giusto quello. Allora, ci sono dei problemi seri all'interno del nostro paese e uno, anzi sarebbero tre. L'altro giorno da Minoli hanno fatto risentire l'intervista che hanno fatto a Prodi e alla domanda, lei rifarebbe le privatizzazioni? Lui ha risposto no, secco. Ed è una di quelle cose che secondo me la Cassa Depositi e Prestiti probabilmente va in quella direzione lì, cioè di riprendere in mano certe aziende strategiche per una comunità. L'altra cosa, tu prima parlavi dei democratici degli Stati Uniti, Robert Wright, ex segretario al lavoro sotto l'amministrazione di Clinton, definito un comunista, tu pensa, ha in un suo libro, poi tra l'altro c'è stato Michele Salvati, credo, che ha scritto la o prefazione o postfazione di Aftershock, ha messo in evidenza il fatto che per 30 anni negli Stati Uniti le aliquote, l'aliquota marginale massima delle imposte è stata al 90% sopra 200.000 dollari, anzi sopra 400.000 dollari, e 70% sopra 200.000 dollari fino al 79. Poi è arrivato Reagan e ha fatto un casino. Allora, siccome nel PD stanno sposando troppo, e io l'ho sentito anche a Calaghironda, il sindaco contro lo statalismo, senza prendere in considerazione quello che è il concetto di statalismo. Stato, lo Stato serve e dovrebbe rigovernare l'economia, cosa che non avviene da tanto tempo. Più che parlare dell'organizzazione di un partito, secondo me, bisogna prendere in mano quello che è il motore che sta perdendo olio, che è sbullonato, che ha dei problemi seri. Si parla di ripresa, io No, però scusa, oggi all'ordine del giorno. No, ti dico vorrei. Io non pensavo che c'è una questione organizzativa. Cioè, io c'era scritto perché facevamo un documento. Soltanto l'organizzazione, allora chiedo scusa. No, comunque giusto per concludere, e in questo periodo qua il problema più serio che abbiamo è l'Europa. Quale tipo di Europa vogliamo? Allora, noi abbiamo bisogno di prendere coscienza che l'apripista che abbiamo a est, esattamente sud-est, ed è la Grecia, va sfruttato. Cioè, se noi vogliamo fare veramente questa Europa e risolvere i problemi che abbiamo anche all'interno del nostro paese, bisogna fare una sorta di coalizione e prendere dentro tutto quanto il sud Europa e andare su a Bruxelles, non a picchiare i pugni sul tavolo, ma a ribaltare, per cercare di cambiare qualcosa di veramente nuovo, per fare gli Stati Uniti d'Europa veri e cambiare la situazione e non sfruttare delle leggi come il Jobs Act, che sono una brutta copia della Hartz IV in Germania, messa in piedi dall'architetto Hartz, che ha corrotto i sindacati, si stava per beccare 10 anni di carcere, e però come tutte le leggi che vengono fatte con i sindacati presso le grosse aziende, dopo fa leggi su tutto lo Stato. La FIAT faceva così, ok? E infatti in Germania la gente che lavora non sta bene, cioè i Jobs Act, se è la falsa riga dell'Hartz IV, questi sono i veri problemi che vorrei che si discutessero all'interno del PD, più che dell'organizzazione e del colore della carrozzeria, di questo e di quell'altro, le primarie, eccetera, eccetera. Ci sono dei problemi seri e io li ho vissuti in prima persona, perché mi sono sacrificato per salvare 20 posti di lavoro dell'azienda dove lavoravo, ok? E ho vissuto anche dall'altra parte di lavoro, della barricata, lavorando di notte, in nero, in un comune come quello di Ravenna, che tra l'altro ha fatto delle cose che non voglio dire qua. Okay? Ci sono state le leggi che non sono dei documenti che non sono stati rispettati. Scusate. Questo vorrei dire.
No, ho capito, però io volevo invitare tutti quanti, l'ordine del giorno era chiaro, la serata è chiara, abbiamo tante occasioni di cui parlare e ne avremo ancora di parlare di economia, di Jobs Act, però oggi l'oggetto era questo, la presentazione, tra l'altro, se non sbaglio, anche la prima presentazione nazionale di questo documento. Okay. Arrivo. Aspetta. Questo incontro spero che sia propedeutico, perché il progetto che avevamo in mente nel 2007 era un progetto molto molto ambizioso e secondo me siamo circa la metà della sua realizzazione. Per questa serata io mi sono andato a rileggere i documenti fondativi del PD e vi consiglierei di andarli a rileggere perché sono molto belli, molto belli. Perché dei fatti sono la nostra Costituzione. Allora, pensate se noi italiani discutessimo dello Stato italiano senza conoscere la Costituzione. A Bologna si dice al scocco malagire. Allora, io le ho riletto i documenti e nello Statuto dice il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori e iscritti, fondati sul principio delle pari opportunità secondo lo spirito dell'articolo 2, 49, 51. Perché l'articolo 2? Tra l'altro l'articolo 2, se lo notate, è l'articolo meno citato della Costituzione. Sapete perché? Perché l'articolo 2 parla di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Parlare di doveri in Italia è molto difficile. Con Mattarella ho imparato che Mattarella era un estensore. Ho detto, palà. Ecco perché c'è l'articolo 2 della Costituzione. Nel PD. Allora, questo concetto dei doveri è un concetto non di centro-sinistra, è un concetto di sinistra. Se voi leggete la Costituzione con questo preambolo, la Costituzione è un concetto di sinistra, non di centro-sinistra. E quando noi diciamo che il PD è un partito che si rifà ai valori costituzionali, è un partito di sinistra, non di centro-sinistra, e non ha bisogno di altri aggettivi o sostantivi. Perché? Ve lo cito, allora, dice... Noi chi rappresentiamo? Articolo 1, rappresentiamo l'Italia, che è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Bene. Il lavoro viene declinato dall'articolo 4, altro articolo che non si legge mai, che dice ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. È chiaro? Allora, se noi cominciassimo a dire che il Partito Democratico rappresenta tutti quelli che lavorano secondo lo spirito della Costituzione, voi capite che diamo una bella allargata al Partito Democratico, perché parliamo non solamente dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sindacalizzati o no, ma parliamo anche dell'imprenditore, parliamo anche dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti, che però sono
costituzionalmente, devono essere costituzionalmente vocati a dare, a concorrere al progresso spirituale e materiale della società. Questo è il nostro discrimine politico di identità del partito della nazione. Questo è il discrimine. Voi vi andate a rileggere cosa ha detto la Eclemi, cosa diceva nel 94 Dossetti su questo tema qua, se vi ritrovate nel concetto che la Costituzione viene eletta da sinistra, non da sinistra socialdemocratica, popolare o liberale, no, da sinistra, il valore della sinistra. Questo è l'interpreto del Partito Democratico. Lui è un dono di certo. Sul problema della vocazione federale. Sono d'accordo con la Zampa nel dire l'Italia è molto lunga, con culture molto diverse. Io ho esperienza politica che quando noi, PC, Emiliano Romagnoli, declinavamo come era il PC in Emilia Romagna, eravamo già sulla socialdemocrazia tedesca, mentre i piemontesi erano ancora sull'operaismo spinto, i siciliani erano ancora sul discorso del conflitto tra latifondo e così via. Quindi sono convinto anch'io sul discorso del federalismo. Però il federalismo funziona quando l'organizzazione centrale è ben definita, quando il progetto del partito è ben definito. Quindi io faccio la proposta di fare una deroga allo statuto, dicendo che il segretario regionale viene eletto dagli iscritti fino a che il partito non si è consolidato a livello nazionale. Chiudo facendo un'altra proposta. Un'organizzazione serve anche per far sì che le persone oneste non diventino disoneste. Questo è un problema anche del PD. Noi, non considerando i problemi della casta politica, facendo solamente l'analisi economica, con la gestione Berlusconi saremmo andati a sbattere con la crisi economica, non abbiamo preso sufficientemente coscienza che andavamo a sbattere sul discorso dei costi della casta. E unico paese in Europa abbiamo dovuto ingoiare il taglio del finanziamento pubblico, col fatto anche immorale della partecipazione di molte persone nello Stato, nell'organizzazione, al problema della corruzione e così via, abbiamo dovuto ingoiare la legge Severino sul discorso del conflitto del abuso d'ufficio. Tenete presente che Merola era accusato anche lui di abuso d'ufficio per l'iscrizione delle copie dei nel registro del Bernardo. Però su questo noi abbiamo sottovalutato la rabbia che stava crescendo nel popolo italiano contro questa situazione e non abbiamo mai assunto una posizione che era già scritta nel 2007. Di qual era l'analisi che si faceva e perché noi in questi 7 anni non l'abbiamo fatto. Questo è il problema. Quindi io metterei anche questo tema nell'assetto organizzativo. E lo vedevo legato al presidente del partito, assieme al comitato dei garanti con maggiore più potere. L'assurdo dell'ultimo fatto Lusi, va bene, è proprio
una cosa che non sta nel cielo in terra. Non so se è vero, se lo spiego. Il Tribunale di Roma ci ha condannato per aver escluso Lusi dal partito. Io ti accetto? Sì, no, infatti chiedo un po' di sintesi negli interventi. Io cerco di essere sul tema della serata, il partito. Allora, una delle storture di queste primarie è che votano tutti. Poi già votano tutti a noi, ci fa piacere, però sta diventando un'opa ostile, nel senso che vanno a votare persone chiaramente, dichiaratamente di centrodestra, dirigenti di centrodestra, per un candidato di centrosinistra. E parlo non soltanto delle cariche monocratiche pubbliche, parlo di cariche di partito. E questo diventa problematico. Quando nel 2004 a Monte San Savino è venuto anche Prodi, Cittadini per l'Ulivo, noi abbiamo parlato di primarie in tempi non sospetti, noi proponevamo anche l'albo degli elettori, perché avevamo visto nel nostro piccolo che, aprendo a tutti indistintamente, si potevano correre questi rischi. E questo, secondo me, è una delle prime storture. Ad esempio, quando è andato via la sala, che mi piaceva parlare anche con lui, nella elezione di Renzi c'è stato tra gli iscritti circa un 43% totale di Renzi nelle primarie, un 38% di Cuperlo e una buona parte anche di Civatti. Questo è il popolo del Partito Democratico, non è gente che, cioè il popolo del Partito Democratico sono quelli che vanno a farsi la festa dell'unità gratuitamente, che danno tutto al partito gratuitamente. Quello che gratuitamente ancora adesso gli viene chiesto di lavorare, si va alle primarie, Renzi ha un grande successo, questo però è avulso da quello del partito. Allora sto partito lo sciogliamo, visto che noi ci sono determinate proporzioni e poi le proporzioni che si trovano sono completamente diverse. Questa è la prima cosa. La direzione è stata tarata completamente su ste primarie esterne. Infatti, quando Renzi si rompe le scatole, minaccia di convocare la direzione. Sta direzione, credo che su 100 persone 80 siano le sue. Voglio vedere che l'opposizione cosa deve fare. La seconda cosa, il ruolo degli eletti. Che tipo, e questo credo che sia bisogna inserire, gli eletti all'interno del partito adesso oggettivamente quanto può? Non si può chiedere all'eletto di fare la riunione dei parlamentari soltanto perché deve approvare quello che ha detto la direzione, che è stata fatta in quell'altro modo. È strano una cosa del genere, direi che è quasi antidemocratico una cosa del genere, pensandoci bene o no? Quindi queste sono l'essenzialità del partito, cioè omogeneizzare le varie componenti, che vuol dire ricchezza, non vuol dire mettersi uno contro l'altro, vuol dire ascoltare tutte le voci. Quando si ascolta le voci che contano, ci si arricchisce reciprocamente. Quando le voci che contano vengono considerate dei rompiscatole, dei gufi, eccetera, ci si automaticamente, poi lo vedremo nelle prossime elezioni, perché qua sta succedendo le cose grosse anche in questo PD, in Emilia Romagna, terra di partigiani, terra dove la gente è morta per difendere la democrazia, vanno a votare solo il 38%. E anche in altri posti sta succedendo questo. Quindi quel 40% mitico, che poi anche lì bisogna andare a vedere, di Renzi,
parliamo. Quindi questa occasione di scrivere, e qua do atto a De Maria, a Vassallo e alla Santa di aver fatto questo sforzo, però fatelo fino in fondo, perché se non lo fate fino in fondo, io ho detto due o tre questioni importanti, date il ruolo a chi viene eletto che rappresenta effettivamente il popolo, deputati, date un ruolo a chi è iscritto al partito veramente, cioè quando si fanno queste primarie, perché allora facciamo votare quelle del partito se poi in direzione non contano più niente? E dato un ruolo anche a quella che è l'albo degli elettori per Ulivo, perché su alcuni argomenti, secondo me, bisognerebbe già iniziare a far esprimere gli iscritti, come hanno fatto i tedeschi. Una settimana hanno fatto esprimere gli iscritti sul partecipare o meno al governo con la Merkel. Quelle sono cose grosse. Sul Senato, fate esprimere gli iscritti, se questa legge del Senato va bene. Poi gli iscritti si esprimeranno perché ci deve essere il referendum. E non vorrei che questo referendum non sia uguale alle aspirazioni del PD, referendum popolare. Se noi invece cominciamo a far esprimere la nostra gente su queste cose importantissime, ci abbiamo già il sensore di quel che succederà dopo. Perché se dopo nel referendum non vince questa linea approvata, volendo o nolendo, da tutto il PD, chiederemo le dimissioni di tutti, perché così deve essere. Questo è meglio scriverlo. Grazie. Io per rimanere all'oggetto faccio una prima considerazione. Credo che prima delle regole venga la cultura politica del partito, in particolare lo stile della leadership. Io penso che un partito come il nostro possa vivere e funzionare bene solo se c'è una leadership inclusiva e non espulsiva. Il problema di Renzi è che ha una caratteristica espulsiva e non inclusiva. Faccio un esempio di che cosa voglio dire. Vassallo citava il Partito Democratico Americano. Se ci pensate bene alla vicenda di Obama, Obama per certi versi ha fatto un po' il percorso di Renzi, un oscuro senatore, per giunta nero, che ha osato sfidare il partito alle primarie sostenuto da tutto l'establishment del Partito Democratico. Credo che tutti noi, ma forse anche tutti molti in America, pensavano che era una partita persa, invece è andato al contrario, ha vinto lui e ha perso la Clinton. Solo che Obama, a differenza di Renzi, non ha cacciato la Clinton, l'ha presa a fare il segretario di Stato. Questo è l'esempio di una leadership inclusiva. Renzi invece ha preso la Mogherini, anziché prendere D'Alema, che era il miglior ministro degli esteri che avrebbe potuto fare ministro in Italia. Questo è un esempio, ma se ne possono fare altri, poi della Mogherini si è passata dei Gentiloni, che abbiamo visto che la prima prova difficile abbiamo avviato subito sulla Libia, lui e la Pinotti hanno preso una cartonata che dimostra tutti i loro limiti politici e come statisti, ma quello si vedeva, non è che c'era bisogno di aspettare quella prova, lo sapevano tutti. Ma c'è una controprova a questo discorso. Stasera il TG3 ha reso noto un sondaggio da cui viene fuori, tra le altre cose, che il gradimento di Renzi è al 50%, quello del governo al 31%. Cioè Renzi è un uomo solo di Mario. È quello del PD, è la proiezione del PD. Concludi il sondaggio, che se ne dà iniziato.
No, no, ma a me non mi sbaglio, so, mi sento. Concludi il sondaggio. No, ma io non concludo. Io parlo quello che parlo, e tu parli quello che parlo. Questo me ne frega te di quello che succede. Allora, questo cosa vuol dire? Che c'è una percezione diversa, c'è una distinzione tra il leader e il governo. Se facevano il sondaggio sulla segreteria del partito, con tutto il rispetto per Andrea, andava anche peggio, che nessuno sa chi ci sia della segreteria nazionale del partito. Ora, questo è un problema, perché è un problema di stile di leadership che incide fortemente in un partito e lo segna rispetto alle possibilità sia di avere una convivenza non solo democratica, perché la convivenza non esiste, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso. L'altra sera ho sentito un importante esponente della segreteria nazionale, Carbone, a Bologna, praticamente ha detto non rompete i coglioni, voi avete perso, zitti, commentava l'intervista di D'Alema. Questo è democratico, uno vince, l'altro perde, uno sta zitto e l'altro parla. Io non credo però che funzioni in un partito come il nostro. E credo che se non viene cambiato questo stile di leadership si determini un problema. Noi oggi già vediamo un calo notevole degli iscritti. In Emilia-Romagna abbiamo visto una quantità di astenuti che non avevamo mai conosciuto nella storia politica della nostra regione dal dopoguerra ad oggi. Sono due fatti che dicono che c'è un silenzioso allontanamento di iscritti e di elettori dal nostro partito, al di là del fatto che poi il partito ha vinto le elezioni e sono andate bene le elezioni. Io penso che, insomma, se vogliamo fare una discussione seria, bisogna riflettere su questo, perché questo, ripeto, dello stile viene prima, è un problema di cultura politica, non è un problema, è un problema di valori, non è un problema di regole, perché le regole si possono cambiare, aggiustare, ignorare, ma se non c'è una cultura politica condivisa non si sta insieme, si è destinati a separarsi. Questo è il problema politico che noi abbiamo di fronte, non neghiamolo, non è un problema che non esiste, esiste, c'è già chi l'ha praticato, non si è più iscritto, si è astenuto e c'è un ulteriore problema che porta giustamente la Zampa. Se in questo partito entrano dentro tutti, per esempio questi di Scelta Civica, c'è un problema di identità. Prima è stato fatto un'analisi dello statuto, l'affrontato dalla Costituzione, mi sembra che abbia spiegato chiaramente qual è l'identità che noi abbiamo voluto dare al PD quando abbiamo costruito il PD nel suo statuto originale. E del resto, se uno aderisse al Partito Socialista Europeo, fa la scelta di sinistra, no? Se no, aderiva al Partito Popolare. Quindi, questa cosa che sottolineava la Zampa prima, su questo disinvolto ingresso di Scelta Civica, di una parte di Scelta Civica, lascia un po' pensare. Anche una parte di Scelta è entrata. Beh, questo io penso ancora peggio, ma questo è un altro discorso. Perché qui parliamo di altre cose, che nella vita c'è anche della gente che deve pensare alla carriera, ma questo è un altro argomento. La carriera. Come disse, c'è una famosa battuta, no, che è venuta, che si è realizzata negli anni '80 quando imperava il craxismo, De Michelis chiese a Cacciari di seguire se riesce. E Cacciari gli rispose: no grazie, sono ricco di famiglia, non ho bisogno. E questa, insomma, mi viene, quando un milione si è scritto al PD ho pensato a questo, però può darsi che io sia malizioso, anzi lo sono molto. L'ultima considerazione che voglio fare è sul discorso delle primarie. Io sono favorevole alle primarie, penso però che le primarie come le stiamo facendo sono un disastro. E sono un disastro perché si determinano delle situazioni di corruzione, perché se uno paga degli extra comunitari per andare a votare si chiama corruzione, anzi è uno scambio proprio brutto, molto di scambio. Se uno fa votare della gente dell'NCD alle primarie del PD è un problema
proprio di degenerazione della cultura politica di un partito. Quindi qui stiamo stravolgendo completamente lo spirito delle primarie. Il problema non è essere d'accordo o non d'accordo con le primarie, il problema è fare una cosa seria o non fare una cosa seria. Questa è la differenza. È una partita aperta, però dipende. Allora, io da questo punto di vista credo che sia urgentissimo, anche di fronte al dilagare della corruzione in Italia, perché non possiamo pensare di vivere in un mondo ideale. L'Italia è pervasa da fenomeni corruttivi a tutti i livelli, politici e amministrativi, cioè sono corrotti i politici, sono corrotti i dirigenti pubblici e anche a Roma li ha visti i vicini urbani nei quartieri. Quindi quando il fenomeno della corruzione è così pervasivo, al punto che per fortuna che abbiamo chiamato un pubblico ministero, voi già in questo capite qual è la drammaticità della situazione, che chiamare Cantone e farci garantire da Cantone la realizzazione dei cantieri dell'Expo vuole dire che la politica è un disastro, perché se abbiamo dovuto chiamare un PM per riuscire a costruire l'Expo siamo un disastro, vuol dire che il paese è messo malissimo e infatti ci sono dei problemi enormi in cui si intrecciano infiltrazioni mafiose insieme al tema della corruzione più classica. Ora guardate che questo è un problema enorme che ci pervade completamente, perché non possiamo disquisire sulle infiltrazioni mafiose anche della nostra regione che sono contramate e non preoccuparci di come mettiamo in sicurezza il PD, perché dato che se diventiamo il partito che oggi raccoglie quasi 40, l'ultimo sondaggio di oggi faccio adesso 37, 38, non mi ricordo, una cosa di questo genere, non si accontenta anche lui, dico qual era il sondaggio che dava il partito democratico, però guardate che un partito così è subito nell'attenzione della mafia e di chi vuole corrompere, inevitabilmente, quindi bisogna difendersi, cioè bisogna prepararci per difenderci e prepararci meglio, perché non possiamo pensare che Cantone risolve tutti i problemi. Cantone risolve una parte dei problemi, ma il resto dobbiamo risolvere noi. E io credo che mettere mano a delle regole che ci tutelino nella gestione delle primarie sia non più rinviabile, perché se no noi rischiamo tantissimo. Dato che la storia ci insegna, bisogna evitare di fare la fine dei partiti della Prima Repubblica. Grazie. Rizzoli. Siamo tutti uomini del secolo scorso qua, direi. Però chiedo interventi di 5 minuti perché ecco, altrimenti qui a dire la verità, devo dirti una piccola cosa, io sai che non sono più iscritto al partito l'anno scorso, sono sempre stato iscritto tutta la mia vita, qualche volta mi vergognavo, poi quando vado a certe cose dico che ho fatto bene. Sapete cos'è il metro di misura che mi ha fatto dire basta? Dice prima, io quando venivo a prendere la tessera ho chiesto un piccolo particolare, che nel circo almeno una volta al mese, magari non partecipo, ma almeno una volta al mese fosse fatta una riunione degli iscritti che ci vengono, e discute, insomma, poi si fa un verbale, si mandava al circo provinciale, alla redazione, che sapessero cosa vogliono gli iscritti, non è mai stato fatto. Però, 2 anni così, ma ho imparato quindi a guardare quelle statistiche. Ho deciso di dire più quadro perché quando ho cominciato a leggere statistiche che i ricchi diventano sempre più ricchi, sempre meno di loro, dei ricchi, ma sempre più ricchi. I poveri raddoppiano, il ceto medio è aspero. Quando si invertirà quella tendenza, non mi vergogno più di non avere quella tessera, vengo preso subito. E questo è il problema. Perché il problema è di vedere che non si può fare una patrimoniale che colpisti la rendita finanziaria, io dico, sai perché si aspetta? Avevo un gran sospetto, qualcuno me l'ha suggerito tra l'altro
un amico liberale, più tardi invece liberale, che contro i montinati, sai perché? Aspettano perché il debito pubblico aumenterà, a un certo punto sarebbe costretto a fare la finanza che la pagano anche i minoriti. Perché sarà così, perché invece poi è successo così, finirà così, prima o poi. Quindi io quel giorno, quell'altra misura, ragazzi, abbiamo un governo centrale che si è appropriato delle tasse che sono di competenza dei municipi e dei comuni. Si è appropriato, magari per annullarle anche, però si è appropriato e i comuni annaspano per guadagnare qualche soldo, fanno delle leggi e fanno, cioè, applicano delle porcate vere e proprie, chiamo così, per incassare qualcosa che non fanno che evitare la possibilità del cittadino, ridurlo a zero. Nel mio condominio, per portare un esempio, condominio molto grande, abbiamo delle fioriere, anche in funzione, che sono dei negozi, chiedono 10.000 euro per quelle fioriere lì. Una cosa pazzesca, che se le toglie su piani anche il territorio, che siamo arrivati a dei livelli. Io ero uno di quelli che negli anni 90 ero convinto di vedere sparire le province e i prefetti. Invece delle volte facciamo che non lo rimane anche con me. Quel giorno che ci sarà qualcuno che dice che toglie le regioni, io sono d'accordo a toglierle. Al problema che dalla pace c'è. Ma possiamo avere le mie istituzioni che poi sono in contatto con di loro. Mi ricordo di dare le levante, avevo dei circoli, avevamo tanti circoli in fabbrica, delle diverse attività sportive, uno per andare a prendere il certificato in comune, in regione, doveva andare in prefettura, doveva andare in 5 posti, 35 giorni di lavoro, era proprio pazzesco. Ma adesso poi verrà anche solo questa è la cosa che non mi fa per niente. Allora, il finanziamento pubblico è partito dopo, non era tanto la cosa. Io già negli anni 90 vedevo questa qualche bottina, già negli anni 90 mi ricordo che ero questa cosa. Cavolo, uno, allora, non so se è così, penso per fare uno spazzino, adesso dobbiamo fare per fare uno spazio doveva presentare una carta che non aveva fermizia con il tribunale, perché? Perché non poteva perdere tempo per andare al lavoro che doveva tenere pulire la città. E uno che vuole diventare consigliere di quartiere, provinciale, regionale o deputato, non doveva presentare una carta del genere. Fatto salvo alcuni reati, come lo so, diffamazione e altre cose, c'era bisogno di una legge del finanziamento pubblico. Bastava quello, tu fai un giro vuoto, se hai la pendenza, perché dopo non sarai presente in Parlamento a fare il tuo dovere come farebbe lo spazzino della città. C'era bisogno, no? E siamo arrivati a livello che siamo. Quindi io vedo una democrazia talmente top e noi la stiamo toppando, perché si continua a dire ma facciamo attenzione, perché il 40% che lo vota lo sento al bar. Se qualcuno riesce a convogliare quella gente lì, potremmo svegliarci una mattina con le guai grossi. Io aspetto, ma vorrei vedere. Io mi ricordo di aver letto, non mi ricordo più se fu presentato la CGL, troppo, dai, ascolta, l'unica volta è che c'è uno spogliatoio, perché tra l'altro, quando ti ho chiesto sempre quella riunione almeno una volta al mese, mi arrivavano a casa tutte le settimane, tremavo, andavi dove? Dove c'era un tizio, che fosse renziano, non renziano, importante, che parlava uno e tu non contavi bene, tu non si può dire, non mi va, un partito dove si appoggia solo, non mi va. Io sono nato con altre mentalità, altre cose. Però ci sono tanti che vogliono... Rimanendo all'oggetto del documento, a me è piaciuta in particolare questa frase, costruzione di momenti permanenti di confronto con partiti principali del PSE e partire da alcuni comuni progetti di formazione politica con l'obiettivo di promuovere la creazione di classe dirigente diffusa capace di pensare in termini europei.
Questo io sono pienamente d'accordo, quindi lo approvo molto volentieri. Solo questa frase. No, perché parto da questo, appunto per dire che secondo me appunto bisognerebbe proprio per poi andare a migliorare il PSE, prendere praticamente l'organigramma del PSE e replicarlo nel PD. Quindi si parte copiando quelli che ci sono e poi dopo intanto lo testiamo con gli italiani, che siamo molto bravi noi a trovare tutte le pecche, e dopo andare in Europa a dire guardate state sbagliando, quindi dovete modificarvi, e anche noi ci modifichiamo. Quindi secondo me sarebbe proprio da clonare il PSE col PD, quindi sarebbe anche una cosa molto rapida in particolare appunto nelle fondazioni. Ero molto d'accordo con l'onorevole De Maria, che diceva appunto anche col finanziamento dei partiti farlo attraverso le fondazioni, che chiamarlo trasparente è un po' molto però è un po' più efficace contro l'infiltrazione della mafia, che le fondazioni di solito, se sono costruite bene, non hanno infiltrazione. Ho letto anche che più avanti si parla di allineare le scadenze congressuali. Ecco, io ho visto che in questi 3 anni che ho seguito il PD la formazione politica si fa attraverso le primarie. Questo è quello che mi è parso, non avendo appunto una scuola di politica del partito. Allora si sfruttano le primarie per far intervenire, far candidare tutti i candidati, fare una buona scuola, cioè candidarsi alle primarie è sempre una buona scuola di politica, però poi sì, alla fine è tutta un'altra cosa la scuola di politica strutturata in modo formale. Quindi sarei anche io dell'idea appunto quella dell'Election Day, magari fare un giorno per fare le primarie in un giorno in tutta Italia, anche per le province, le regioni quindi anche perché sì, frammentare tutte queste cose, abbiamo fatto le primarie in Emilia Romagna, poi dopo, subito dopo quelle in Liguria le abbiamo seguite un po' meno, quindi sì, quella querella di Cofferati l'abbiamo seguita solo nella parte finale, quando sono state Cofferati è uscita dal Partito Democratico, questo è stato la notizia, è stata la notizia. Da tutti i posti è scappato per tutta la... E questo è quanto, però appunto mi è piaciuta questa cosa di presentarlo con 3 correnti del partito, le 3 correnti del partito che presentano un documento unitario, è già una cosa, un passo avanti. Quindi io sono favorevole a questo documento. Grazie. Modello seduto per comodità. Una battuta solo, Rizzoli, che scrive il nostro amico e compagno di Brizzoli. Non siamo solamente del secolo precedente, apparteniamo tutti al millennio precedente, questo dobbiamo averlo chiaro. E quindi l'argomento è molto più complesso, molto più complesso. Allora, per dire, io parto dicendo che questo documento mi è piaciuto e poi ha soprattutto di suo, di bello, il fatto che veniva anche detto all'ultimo intervento del lavoro che ci ha messo mano Andrea De Maria, che ci ha messo mano Salvatore Montepassano, ci ha messo mano Sandra Zappa, e che rappresentano, diciamo, le 3 anime che si sono scontrate armi in pugno 2 anni fa per dire chi dovevamo poi eleggere come segretario nazionale. Quindi è sicuramente una cosa importante. Ecco, però chi legge i giornali, per esempio oggi leggo di Maria Teresa Meli nel suo, diciamo, retroscena, dice esagera, anche lei appartiene al millennio precedente, no?
nel mirino degli oppositori di Renzi non c'è la legge elettorale, nemmeno quella costituzionale, ma Renzi medesimo. Quindi cosa succede? Il sentimento che dobbiamo avere noi, io credo, è quello, quanto siamo in questo partito, che ci dobbiamo innanzitutto volere bene e soprattutto cercare di non disperdere il grande capitale che abbiamo accumulato. Perché un po' tutti ne parlavate, ma era in, diciamo, come dire, filigrana. Allora, la bandiera del Partito Democratico, se ci guardate, parte con una parte verde, il P, poi parte per una parte che vedete lì, che è bianca, che è in trasparenza, il P verde sarebbe l'ambientalismo, la parte bianca in trasparenza sarebbe il cattolicesimo democratico, la parte rossa che non c'è è, diciamo, la sinistra, quella che non c'è, nel senso che non è lettera, è un colore. Ma certo, poi anche una bandiera italiana, però attenzione, non confondiamoci, perché il sentimento che sta alla base, lo diceva molto bene anche Sandra Dan, dell'Ulivo allora, l'arti partiti, quel concetto, era proprio questo, delle tre, diciamo, anime, l'ambientalismo, il cattolicesimo democratico e, diciamo, una sinistra progressista, socialista, comunista, come diavolo poteva essere allora, no? Questa è la cosa. Poi, ecco, interviene quella piccolissima immaginetta lì dell'Ulivo, che secondo me è fondamentale anche quella. E però ha due letture, secondo me, quell'esperienza del 95, fondamentale, perché se non ci fosse stata quella non ci sarebbe stato il 45% delle ultime elezioni europee. Però c'è anche l'aspetto pacifista, secondo me, quindi dico anche un segno di pace. Quindi sostanzialmente io credo che bisogna dare queste due letture. Ma venendo velocissimamente, il punto, secondo me, fondamentale, c'entra molto la Costituzione, l'articolo 49, il partito deve essere un partito democratico. Se il partito è democratico, in democrazia la maggioranza vince. Occorre avere chiaro che qui la lotta è per essere non più in minoranza se non desidera essere in maggioranza e diventare di volta in volta la maggioranza che vince. Però nella, diciamo, proprio nella costumanza anche dei somari, avete presente? Se un somaro vuol mangiare la paglia o il fieno, si dà una mano, i due somari mangiano tutti e due. Se nessuno dà una mano all'altro somaro, non mangia nessuno. Quindi la mia percezione è che siamo di fronte a un punto fondamentale. Se sbagliamo mossa, siamo rovinati, ma guardate bene, la rovina dell'Italia, non della rovina di Renzi, è che crolla il sistema euro e si trascina dietro il crollo del sistema monetario mondiale e quindi anche del dollaro, perché stiamo correndo adesso per la parità euro-dollaro. Se però questa parità non viene mantenuta con la tenuta dell'euro, se per esempio Grecia, Italia e qualche altro paese non ce la fanno ed escono per esempio dall'euro, la finale è che viene un 48 che non ce lo possiamo nemmeno immaginare. Quindi noi abbiamo un'esigenza fondamentale della stabilità. Questo è importantissimo. Chiudo dicendo le primarie dobbiamo studiare molto molto meglio, perché molto probabilmente aveva ragione Bassano quando diceva che abbiamo un capitale che non abbiamo forse sfruttato fino in fondo. Dobbiamo assolutamente lavorare su questo capitale. Consiglio al compagno, perché sono studioso, ho fatto tempo a dire. Quindi che dire? Sono molto contento del vostro documento, dobbiamo appoggiarlo, però attenzione, non disperdiamo tutto, perché dobbiamo seriamente lavorare e portare in porto le riforme, portare in porto la riforma della legge elettorale. E guardate bene, ne discutevo prima di cena con mia moglie, guardate bene, chi promulga le leggi non è la Corte Costituzionale, è il Presidente della Repubblica, quindi dobbiamo sostanzialmente attendere che le leggi facciano il loro corso. Se le leggi avranno il loro corso e il referendum avrà il corso giusto, questa legge verrà promulgata sia la riforma costituzionale sia la riforma elettorale. Buonasera, io mi
chiamo Baglioni Oreste, sono un tesserato e ho avuto piacere di venire questa sera perché ultimamente è fatto solo il nonno dopo 40 anni di lavoro, però. E quindi mi è piaciuto sentire questa discussione e anche vedere questo documento che condivido appieno, devo dire. E le cose che ha detto lui, quel signore che era prima di me, le condivido al 100%. E il fatto che siano state concordate tra coloro che la pensano in modo diverso all'interno del partito è anche molto importante. È chiaro che ci sono messi in evidenza degli elementi di diversità, a volte anche con una grande conflittualità. È chiaro che più un partito diventa grande e più queste conflittualità aumentano. E l'alternativa qual è? Rimanere piccoli? Non lo so, se rimanere piccoli vuol dire rimanere piccoli per tutta la vita. Quindi ci vanno anche delle buone idee, ma se il partito fosse rimanere civati noi diventeremmo al massimo il 4-5%. Se fosse nelle mani di Bersani, che conosco molto bene, sarebbe al massimo il 20%. E non parlo di persone, parlo di idee, di modi di portare avanti le cose. Faccio dei nomi solamente per fare riferimento a quello. Può piacere o non piacere Renzi, ma con Renzi si è arrivati al 40%. Nelle ipotesi che danno quelli che studiano i dati, dicono che è sul 37-38% attualmente, che è molto. Direi che è molto. Si è parlato di tradimenti. Conferrato sarà stato anche tradito, ma a Bologna sicuramente è stato il peggior sindaco che ha avuto Bologna, e non lo dico solo io. Finora, poi c'è questo qui, no? La domanda che ci si fa e ci si chiede è: vogliamo essere grandi? Sì, vogliamo essere grandi. Essere grandi vuol dire avere anche all'interno delle divergenze dei modi di pensare diversi. Allora, io per esempio stasera, se qualcuno ha parlato di Jobs Act, dell'articolo 18, io sono uno che penso che l'articolo 18 sia una delle cose più infauste fatte dal sindacato. E se un giorno ne vogliamo discutere, probabilmente anche gli elementi per dimostrare. Il problema nostro è la domanda, non lo serve. In ogni caso, se si è fatto una lotta all'ultimo sangue sull'articolo 18, io credo che l'articolo 18 in Italia abbia solo portato dei guai. E se un giorno ne vogliamo discutere, ho i miei elementi per dirlo. Vogliamo che la busta paghi. La busta paghi? Non dobbiamo più disoccupare. Lui è la busta paghi. Va bene, sono d'accordo, però non deve essere quello che propongono i 5 Stelle, perché quello che può voler dire che in certe realtà c'è gente che smette di lavorare per perdere i soldi che gli dà lo Stato. Ricordiamoci anche quello. La Francia, che pure è una nazione che i controlli li fa, ha di questi casi, ma neanche moltissimi, solo che se li può permettere. Allora, si può rimanere grandi e avere all'interno della comunità, non è che si possa, si deve. E bisogna fare in modo che questo conflitto sia una ricchezza e non un qualche cosa che va a minare ogni giorno lo stare insieme e la vita di un partito. Bisogna costruire un partito dove, anche se si ragiona in modo diverso in alcuni casi, non troppo diverso perché altrimenti si esagera, comunque si trova il modo e si trova la soluzione alla fine di arrivare a un accomodamento e stare insieme. Quindi possono entrare tutti? No, non possono entrare tutti, ma d'altronde già all'interno ci sono degli elementi e delle persone
che pensano di uscire, quindi se quelli lì ci sono e nessuno li caccia via, se altri vogliono aderire bisogna trovare il modo di farli aderire. Io considero questo documento un ottimo documento. Bisogna fare in modo che questi elementi che tengono insieme le persone, che possono tenere insieme le persone, che possono far sì che quelli che credono nel partito e che credono in queste idee siano sempre di più, abbiano la possibilità di avvicinarsi e bisogna coinvolgere. Cioè, quando si diceva, prima qualcuno diceva che c'è un patrimonio enorme all'interno di quelli che erano dei tesserati, probabilmente così, ma il partito non li conosce e non sa. Se si chiedesse a chi ha voglia di collaborare, di dare un curriculum, poi è chiaro che chi dirige il partito, anche a livello provinciale, a livello di zona, da questi curriculum vitae può decidere chi può dare un aiuto, può dare una mano, può dare un parere. Io ho fatto per 40 anni, ho fatto un sacco di lavoro nella ricerca, nell'insegnamento, ho lavorato 35 anni assieme a Sagardi, quindi che è un vostro collega, sono stato anche dirigente nazionale, quindi mi sento di dare un contributo, naturalmente senza remunerazione, senza niente, solamente per le conoscenze che ho, perché vadano a beneficio magari del partito. Quindi, ed è un modo anche per coinvolgere quelli che sono e che vogliono dare l'adesione, che possono anche essere molti, di avvicinarsi al partito e di aiutare voi, perché avete bisogno di essere aiutati. Se l'ultima cosa, probabilmente la cosa che ha allontanato di più le persone dall'andare a votare sono state, per esempio, la corruzione, gli scandali, ma anche il fatto che, per esempio, tutti i nostri colleghi che dirigenti del partito che si cucavano tutti quei soldi a livello di rimborsi, che li spendevano per fare delle cose che non erano mosse da quelli che si è sempre detto che devono essere, la gente si è allontanata, schifata. Quindi è da recuperare questo tipo di rapporto. Io penso che, per esempio, il Presidente della Regione stia facendo un ottimo lavoro proprio cambiando queste cose, e lo sta dimostrando. Quindi se si va in quella direzione, la gente ritorna a votare, a prescindere dal fatto che si abbiano delle idee più o meno differenti. No, no, di qua. Ormai sei il luogo dell'oratore, io devo aiutare. Io quello che volevo dire, cioè, ho dato una scorsa, diciamo, un po' veloce al documento, anche per quello che ho sentito stasera. Personalmente lo sostengo molto e mi trova molto d'accordo, mi fa piacere, insomma, presentare un documento del genere, a partire dal carattere trasversale, come è stato fatto notare anche da 2 o 3 persone, cioè di chi lo propone, e così tanto. Io penso, spero, il mio auspicio è che, visto che, se ho capito bene, verrà presentato il 20 ottobre. Non abbiamo consegnato la direzione nazionale. I presupposti mi sembrano molto buoni e il mio auspicio è che, appunto, abbia anche certi accordi, una discussione che sia proficua in questo senso. Da un certo punto di vista penso anche che siano dei buoni presupposti, nel senso che stesso Renzi qualche giorno fa ha fatto marcia indietro un po' sulla sua idea di partito, che mi ha fatto piacere, nel senso che diceva
Ma ho ripensato, insomma, è giusto dare più peso agli iscritti, dare più importanza, quindi mi sembra che lo stesso segretario del PD insomma, sia già ben predisposto verso una discussione, una ridefinizione del partito. Insomma. E niente, più che altro diciamo un po' a me quello che dicevo fa molto piacere, alcune cose tra l'altro sono ritrovate perché dicevo alcune cose che uno di voi tre ha detto, cioè dal riferimento al libro della Zampa, al partito più aperto che era, di cui ha parlato Bastallo, portando degli iscritti. E cioè a me quello appunto io spero, perché anche io diciamo spero che sia venuto il momento a 7-8 anni dalla nascita del PD, viste le esperienze passate, le discussioni partito solido, partito liquido, partito aperto, partito chiuso, insomma, cioè questo oggetto nuovo che è stato il PD, che è nato dall'Ulivo, cioè, ha tratto ispirazione dall'Ulivo, anche per me è stato così, cioè più innamoramento è stato l'Ulivo, poi mi sono risentito a casa nuovamente nel PD, insomma. E insomma, alla luce di questo, cioè sia giusto il momento di fare una sintesi, che questo documento possa avere dei presupposti buoni per farlo. In particolare le due cose che sono state illuminate anche io in questi anni, nella battaglia diciamo negli ultimi anni, per il partito più aperto della società, il partito degli iscritti, il partito che avesse degli elettori un po' chiusi nel recinto. Io personalmente ovviamente cioè, sono stato dalla parte di chi ha voluto un partito più aperto, che si acquista la società. Io più che altro, diciamo, idealmente la battaglia l'ho fatta anche per chi è più giovane di me. Cioè per me è stato importante che secondo me è inevitabile anche quello che è successo, cioè nel senso che a un certo punto le cose succedono, che a un certo punto un personaggio anche come Renzi cioè deve supporre certe questioni, perché erano mature, perché una parte di società era un po' esclusa dalla politica. E questo, diciamo, io penso che questo tema di un partito che si è aperto nella società debba rimanere nel nuovo PD, penso che rimarrà, senza che poi un po' di porto attuale. Però viceversa, per l'esperienza bolognese, per l'esperienza del PD emiliano, mi piace un partito di iscritti, un partito che si sa organizzare, un partito in cui gli iscritti hanno un po' più valore rispetto a degli elettori generici, ecco, mi piace questa idea, quindi io spero che si possa fare una sintesi di questi due contributi, diciamo, e il fatto che appunto tre persone, tre esponenti di, diciamo, chiamiamoli correnti diversi del PD, si trovino, siano d'accordo nel presentare e abbiano, diciamo, condiviso un documento di questo tipo, mi fa ben sperare. Ecco, niente, altre cose, ecco, io spero che appunto questo sia un punto di partenza anche poi per sia organizzare il partito, qui è stato discusso il tema delle primarie, ed è, sarà un buon momento per ridiscutere le primarie, secondo me, perché sono state una buona, cioè per me le primarie sono state fantastiche quando sono nate, sono state pensate e sono state veramente una cosa di cui da democratico, cioè sono orgoglioso che si tenga nel mio partito. Quello che è successo negli ultimi tempi, l'abbiamo visto, c'è qualcuno che ha capito il trucco, cioè come si dice, capito il trucco, scoperto l'inganno, meglio, qualcuno le ha usate come strumento di potere, per cui è giusto che vadano regolamentate, a mio modo di vedere, alcune volte vanno limitate agli iscritti, alcune volte deve decidere il partito, altre volte, come può essere l'elezione di un sindaco o del candidato premier, è giusto invece tenere aperta la società, è giusto chiedere un consenso più ampio ai cittadini. Quindi anche regolamentazione delle primarie, la data c'è dal discorso del partito federalista, cioè i problemi che si sono visti del PD al sud, cioè lo dico sinceramente, sono i problemi del sud, perché anche il caso di Puglia, voglio dire, a scuola, cioè secondo me è un partito non può accettarli, cioè vanno messi dei paletti, non si può, cioè federalismo sì, cioè nel senso dove le cose bene o male funzionano come qui bene, ma da altre parti, insomma, quindi un partito più organizzato deve anche poter dire dei no a certi personaggi, anche se hanno voti o clientele, cose di questo tipo. E infine l'ultima cosa è che spero che così si possa anche un po' riempire di contenuti, alcuni ne hanno parlato, tipo prima se ne ha parlato, cioè essere organizzati per dare dei contenuti nuovi ai nuovi tempi, diciamo. Io penso che le mie idee, che la crisi ci ha insegnato che le soluzioni che di solito vengono proposte
non vanno più bene, ci vogliono idee nuove. Se parlate di lavoro, ad esempio, secondo me, un po' di automazione, cioè l'idea è che non ci sarà mai tanto lavoro in futuro, ci sarà sempre meno lavoro comunque, perché saranno le macchine, già non c'è così adesso. E quindi temi come il telelavoro, l'ambiente, la sostenibilità, cioè cominciare anche a vivere dei contenuti, cioè organizzarsi bene, magari anche partendo da un movimento come questo, per dare contenuti nuovi, finalmente strutturare, fare tesoro dei 7 anni passati e riorganizzarsi e finalmente diventare quel partito, io penso, di sistema, non di risolvere un po' i problemi di tutti che volevamo essere. Quindi dai, sì, cioè, da comunità del PD, insomma, documenti del genere sicuramente è un buon punto di partenza. L'ordine del giorno parla di organizzazione del partito, però delle serate come queste ce n'è molto bisogno, perché la gente vuole parlare, dovete organizzare di più, cioè voi siete incaricati dell'organizzazione, però dovete fare in modo ai livelli di dovere, va bene, che incontri per dare in modo alla gente di parlare anche sul contenuto delle cose, anche del perché ci sono modi diversi di vedere e di dividersi, d'accordo? Ecco, non sono solo questioni personali, sono questioni di fondo, di idee, d'accordo? Ecco, a me piace molto il fatto che in fondo, in calce a questo documento, ci sono questi tre nomi. E per me è molto positivo. Però io mi rifaccio un pochino a quello che ha detto l'onorevole Zampa all'inizio, che nel nostro stemma, va bene, c'è l'ulivo. Ecco, quello è molto importante, è molto importante. Io, essendo vecchietto, non sono un nativo, sono un nativo, diciamo, del 39, sono un ragazzo del 39, non sono nativo ligio, ecco. E ho vissuto il periodo della guerra da bambino, mi ricordo i bombardamenti, tutte queste storie. Ecco, diciamo, nella mia famiglia era abitudine occuparsi di politica, ecco. E in particolare quel verde che c'è lì, che si dice è l'ambientalismo, secondo me è anche il verde del delegra. Ecco, io ho cominciato la mia attività politica prendendo dal nonno, va bene, che era un repubblicano, era massiniano, eravamo, diciamo, di là per Ugolama, che è una delle altre componenti, che non sono solo tre, ricordiamoci, l'ulivo si diceva a 100 radici, va bene, mettendone insieme praticamente solo due. Diciamo, non sono solo due che si sono unite, sono tante, e bisogna tener conto di tante cose. Non so se avendo l'idea. Ecco, e diciamo, un partito decente, quello che io voglio e che ho fondato venendo da molto lontano, no? È un partito che deve tenere unite queste cose, va bene? Far fruttare da queste 100 radici al tronco dell'ulivo, tirar fuori un buon frutto, abbondante. Però se il coltivatore dell'ulivo comincia a tagliare delle radici, una di qua, una di là, a destra, a sinistra, tu sei un gufo, tu sei un rosicone, compagnia bella,
il frutto, l'ulivo si secca, va bene? Il 40,8% non l'ha ricevuto uno, l'hanno ricevuto in 100. Io ho votato alle europee e sono uno che continua a essere tesserato, nonostante abbia molti mal di pancia, però io mi sono iscritto anche quest'anno, no? Alle primarie, vengo un discorso lungo, ma lo voglio fare. Alle primarie regionali ci sono andato con molto mal di pancia, no? Ma sono andato al seggio lì al Bacchelli a fare il servizio al seggio, veniva poca gente, ho votato anch'io con molto mal di pancia, va bene, però io dico subito, non mi convinceva nessuno dei due candidati e ho annullato la scheda, ma diciamo sono andato a votare, perché per me votare è un dovere più che un diritto. Prima qualcuno parlava dell'articolo 2 della Costituzione che dice i doveri inderogabili, eccetera. Ecco, voglio ricordare che nell'Ottocento uno dei primi a parlare di dovere è stato Giuseppe Mazzini, dei doveri dell'uomo. Bravo. Va bene? Ecco, questo... Europa. Eh? Fatto la grandiosa Europa. Esatto. Penso... Ma avete un secolo lei, però non siamo ancora. Sto perdendo un po' la questa è una cosa molto importante secondo me. E poi un'altra cosa, adesso entro un momento dal momento dell'organizzazione e parlo un momentino del perché io sono un gufo, fiero di essere un gufo, soprattutto perché io sono nato il 2 giugno del 39, no? Quando è nata la Repubblica, il 2 giugno del 46, è stato il mio settimo compleanno, no? E me lo ricordo quel giorno lì, si è scelto la Repubblica o la monarchia e contestualmente si è votato per la Costituente, d'accordo? Ecco, allora, la Costituzione è stata fatta con giudizio, bisogna avere rispetto della Costituzione. Quello che si sta facendo adesso è un massacro della Costituzione, è un massacro, cioè al di là del modo, al di là del contenuto, il modo con cui si fa la modifica della Costituzione non mi piace, non è accettabile. Ecco. E quindi il contenuto della riforma costituzionale, che non è intoccabile, certo, io non sono mica di quelli che dicono no, non si deve toccare assolutamente, però c'è modo e modo. Voglio dire, non si può andare a lei votare, quindi, o così o niente, però insomma, ragazzi, ci vuole un po' di stile, un po' di rispetto per i padri costituenti, va bene? Ecco. Soprattutto io dico che in questa riforma costituzionale quello che si sta delineando è uno spostamento molto forte dalle prerogative del Parlamento a quelle del governo e si vede la tendenza che per me è molto non piace affatto della tendenza ad accentrare nel governo il grosso di tutte le prerogative. Io sono stato deprivato del diritto di votare al Senato, di votare alle province, va bene, un po' alla volta sono deprivato un po' di tutto. Cioè il governo si fa effetto piglia tutto e a me non piace, cosa volete che vi dica? Ecco, questo è uno dei motivi per cui incide sull'organizzazione, può darsi, però diciamo, siccome mi è stata data l'opportunità di dire queste cose, io le dico forte e chiaro, perché io ho molta passione nella mia pancia e anch'io che sono un nonno come una persona qui, io ho 5 nipotini, io quello che cerco di fare con molta passione è per l'avvenire dei miei 5 nipotini. Grazie. La
allora adesso diamo un attimo la parola per